andare in bici sia il modo più divertente, sano ed economico per spostarsi in città è una convinzione ormai sempre più diffusa e nella giornata mondiale della bicicletta anche a Napoli ciclisti e appassionati delle due ruote si sono dati appuntamento in piazza. Oltre alla consueta pedalata di bimbi in bici per i più piccoli promossa da Ciclo Verdi FIAB e organizzata in più di 200 città italiane, al via anche la prima edizione di Ciclo Pride, passeggiata ecologica che dal plebiscito ha attraversato la città fino alla mostra d'oltremare percorrendo la pista ciclabile. Alla giornata, che è stata occasione per discutere sui temi della mobilità sostenibile e Smart City, hanno partecipato anche il sindaco De Magistris e l'assessore alla mobilità Anna Donati per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per vivere di più e meglio la città. Tutte le sfide sono difficili. La cosa bella è che i napoletani, soprattutto i più giovani, i bambini, ma anche i meno giovani, stanno apprezzando molto tutto questo. Io credo che una città internazionale non può chiamare la bicicletta, gli spazi liberi, gli spazi aperti. Le piazze devono essere occupate dalle persone, non dalle cose, dalle macchine. Quindi questa è una grande sfida, difficile, ma noi abbiamo un cuore grande per fare sfide così belle. Oggi è una domenica dove in tutta Italia ben 300 città e anche Napoli fanno tante iniziative all'insegna della bicicletta. Abbiamo Bimbi in Bici, è appena partito Ciclo Pride. Forse usandola almeno nel tempo libero ci si rende conto che per alcuni spostamenti piccoli anche a Napoli la bicicletta può essere un ottimo mezzo anche di trasporto tutti i giorni.